Intervengo anche velocemente, ma solo anche per comunicare che il disegno di legge oggi per il voto di primo livello, che è stato approvato in Commissione Affari Istituzionali, già nella giornata di domani verrà inviata in Commissione Bilancio per il passaggio veloce in Commissione Bilancio e ritornare di nuovo per il voto finale in Commissione Affari Istituzionali. E lo dice chi è fermamente convinto del fatto che dare un governo agli enti intermedi, le province, che sappiamo che è importante, deve avvenire grazie all'elezione diretta di primo livello e che devono essere i cittadini a decidere il governo di ogni di questi enti intermedi. E lo dice chi? Lo dice chi, e lo sa anche l'onorevole Di Pasquale, che forse in provincia di Ragusa qualche numero c'è e li possiamo mettere in campo anche per quanto riguarda l'elezione. Quindi, caro onorevole, è così, guarda, è così. Ah. Ora, onorevole Di Pasquale, che bello andare alle urne e decidere i cittadini qual è il governo di un ente. Quindi per questo, Presidente, penso che sia importante dare la possibilità e la chance, anche perché il governo, nel programma del governo Schifani, uno dei primi punti era quello di portare di nuovo al voto di primo livello quelle che sono le elezioni degli enti intermedi, e quindi è importante dare la possibilità di approvarlo anche alla luce dell'indicazione del governo nazionale che vuole andare nella direzione dell'elezione di primo livello in tutte le province siciliane italiane.